Ben trovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. E allora insieme vediamo quali sono i titoli. Parleremo di lavoro. In Toscana arriva la prima legge a tutela dei fattorini, dei rider, e poi la commissione speciale che ancora non elegge l'ufficio di presidenza. E parleremo invece di una grande iniziativa per il 2 giugno, i consiglieri regionali che vanno nelle scuole portando anche quello che è il libro della Costituzione e lo statuto della nostra regione. La sicurezza e la formazione, il controllo e la rappresentanza sindacale. La Toscana quindi apre ai diritti dei lavoratori delle piattaforme digitali con la prima legge in Italia che è stata approvata dal Consiglio regionale a larga maggioranza, con il voto di astensione del gruppo della Lega. Proposta dal Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo, primo firmatario del testo, a cui si è aggiunta anche la firma di Diego Petrucci di Fratelli d'Italia, la norma prevede la redazione di un documento tecnico di valutazione dei rischi che la Giunta approva con apposita delibera. Tra queste ci sono la formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro. Le imprese quindi dovranno fornire dispositivi di sicurezza ai fattorini, ai rider, abbigliamento consono allo svolgimento delle prestazioni, tenendo conto dei turni di notte e di condizioni atmosferiche avverse. Si dovrà inoltre promuovere l'istituzione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, a prescindere dalla tipologia del contratto sottoscritto. Innanzitutto consentitemi di dire che sono orgoglioso e anche un po' emozionato perché il giorno in cui fui eletto Presidente del Consiglio regionale dissi che uno dei compiti principali dell'Assemblea legislativa era cercare di dare voce a chi aveva meno voce. E oggi dietro un rider o dietro un fattorino di Amazon non ci deve essere un algoritmo come spesso viene rappresentato, ma c'è una persona. C'è un lavoratore e come tale deve avere diritti, più diritti rispetto a quelli che aveva oggi, a partire da quelli basilari, come penso la salute e la sicurezza sul lavoro. Io sono orgoglioso che la Toscana sia la prima regione italiana ad aver approvato una legge di questo tipo, una legge che dà più formazione, più tutele, più sicurezza nel mondo del lavoro, che richiede che i nostri uffici della prevenzione delle ASL facciano maggiori controlli in maniera più serrata, che imponga alle aziende di concedere la presenza di un rappresentante per la sicurezza sui luoghi di lavoro, che dia a questi ragazzi, a queste ragazze che ogni giorno portano il cibo o i vestiari a casa nostra, gli diano la possibilità di avere tutto il materiale tecnico che serve per qualunque condizione, sia giorno, notte, pioggia o sole. E non è così. Non è scontato. Noi troppo spesso diamo per scontate tante cose. In realtà questa oggi è una legge di grande dignità e un passo avanti. Non so quanto grande o quanto piccolo, ma è un passo avanti rispetto alla tutela del lavoro, e chi si impegna nelle istituzioni dovrebbe porla sempre al primo posto. È un passaggio importante perché comunque si va a mettere delle norme e soprattutto a costruire delle garanzie e delle tutele nei confronti di una platea di lavoratori, molto spesso giovani, che sono altrimenti senza nessun tipo di garanzia e che si muovono in un ambito assolutamente deregolamentato. Io penso che sia opportuno che le istituzioni si occupino anche di questi ambiti, perché troppo spesso quando parliamo di lavoro ci limitiamo a quelli che sono, diciamo, le categorie più garantite, i lavoratori a tempo determinato che lavorano in un posto sicuro. Ci sono invece delle forme di lavoro nuove, come appunto quelle dei riders, che sono senza regole, senza garanzie, dei quali nessuno si occupa. Purtroppo gli incidenti sul lavoro sono alla cronaca quotidiana anche in Toscana, e quindi è giusto mettere mano a questo tipo di ambito e a questo tipo di settore. Ci siamo astenuti non perché non riteniamo giusta la legge, ma perché ovviamente le tutele per i lavoratori devono essere di pari grado, sia per i lavoratori subordinati che per i lavoratori autonomi. Ma questa legge mi sembra che sia distante dalle istanze della gente comune, cioè aggrava soltanto una situazione di orpelli burocratici,
dove a un certo momento si chiede il responsabile della sicurezza dei lavoratori per una categoria di persone che fa della flessibilità uno dei motivi per cui questa piattaforma digitale dovrebbe essere attivata. Io credo che si parla tra l'altro di stress da consegne. Ora, se qualcuno deve avere lo stress da consegne sono per esempio i camionisti, non certo i rider che devono portare una pizza, oppure devono fare dei corsi di comportamento stradale. Ma vi rendete conto, chi deve avere a un certo momento la patente perché c'ha il motorino o la macchina, ovviamente già l'ha fatto. Chi deve andare in bicicletta, lo facciamo per tutti, oppure è inutile che si debba fare corsi di questo genere. Io credo che ci sia l'ennesima distacco tra le cose che facciamo nel palazzo e le cose che facciamo invece nella vita normale. Con questa norma, che ripeto rientra in queste competenze e che, nonostante appunto c'è stato un po' di discussione in commissione, ma è chiaro e pacifico sia perché lo dice la norma nazionale sia perché ci sono interpretazioni giurisprudenziali che sono sopraggiunte, che la normativa e l'impianto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro si applicano ai lavoratori delle piattaforme digitali, sia che questi lavoratori siano inquadrati come autonomi o come dipendenti. Quindi è in questo quadro che noi interveniamo con questa norma, che prevede che si elabori un documento tecnico che vada a analizzare quali sono i rischi specifici di questo lavoro, individui come si fa a prevenirli, quali sono gli strumenti di sicurezza sul lavoro che devono essere forniti a questi lavoratori, qual è il livello di formazione che deve essere fatto, qual è il livello di tutela sanitaria, e prevede altresì che si favorisca la realizzazione, la nomina, l'istituzione dei responsabili dei lavoratori sulla sicurezza, che sono previsti dalla normativa nazionale ma troppo spesso non applicati e non concretizzati in questo tipo di lavoro. Abbiamo votato a favore, abbiamo condiviso l'impianto della legge perché riteniamo opportuno dare nuovi diritti, istituire dei principi che possano dare un'opportunità di tutela e di garanzia a delle persone che ovviamente lavorano, che hanno delle opportunità saltuarie di lavoro, ma in quella opportunità ci possa essere la tutela della loro vita, soprattutto in un momento come questo dove molte volte si riscontrano anche dei morti sul lavoro. Quindi ogni norma che va nella direzione di tutelare i diritti e soprattutto le garanzie delle persone che lavorano, a mio avviso, deve essere colta in termini molto positivi. Una legge innovativa che mi auguro possa essere apripista a livello nazionale. Abbiamo votato a favore, siamo favorevoli a questo genere di interventi perché le disuguaglianze tra lavoratori sono sempre più crescenti e anche a fronte di nuove modalità di lavoro, quello con piattaforme digitali, ma dobbiamo pensare anche ai molti lavoratori smart working che hanno comunque necessità per esempio di tutela della loro salute nella modalità differente in cui lavorano. Le sfide che dobbiamo affrontare, non soltanto per la pandemia, ma anche per un modo di lavorare diverso, sono molte. Il governo nazionale è giusto che intervenga per creare omogeneità, ma ben venga, laddove ci sono delle buone proposte, che anche le regioni si attivino in tal senso. Da questo punto di vista, con la ministra Nunzia Catalfo, sono stati gettati i semi per molti di questi progressi che devono essere fatti nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto della tutela della dignità di tutti i lavoratori. Sta a questo governo adesso riuscire a portarle avanti. Era essenziale dare questo segnale. Sono orgoglioso di essere presidente di una regione che approva una legge che ha queste caratteristiche in un momento in cui l'attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità di lavoro, anche in un lavoro che si evolve, che quindi vede la tecnologia farla sempre più da padrone, riesce a dare tutela e maggiori condizioni di sicurezza. Lo abbiamo detto anche in occasione di quel momento drammatico che rimarrà scolpito nella mia vita, quando ci siamo trovati di fronte all'ennesimo fatto accaduto in una fabbrica tessile nel comune di Montemurlo che ha spezzato la vita a una giovane ragazza.
Ecco, la sicurezza è la condizione essenziale e noi costruiremo un sistema di leggi e di supporti economici per poter sostenere con ispettori la garanzia e il controllo in materia di sicurezza del lavoro, e quella di oggi, la legge oggi approvata, un'ulteriore tappa in questa sorta di avanguardia che la Regione Toscana sta avendo proprio nel ammodernamento del suo sistema legislativo, ma anche nelle azioni concrete per arrivare a questo obiettivo. E quindi dopo la legge dei rider invece entriamo nelle varie commissioni, sembra una telenovelas, già da tre appuntamenti di dentro il Consiglio ci occupiamo di questa commissione, la commissione speciale per il supporto, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale. Ne riparliamo perché ancora una fumata nera per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Al termine di due votazioni, vediamo le immagini nelle quali non è stata raggiunta la maggioranza della metà più uno dei commissari che la compongono, non si è arrivati a nulla di fatto. Enrico Sostegni, presidente dell'ufficio di presidenza provvisorio della commissione, dopo aver comunicato l'esito del voto, ha dichiarato di voler scrivere al presidente del Consiglio regionale per capire come procedere con i lavori. E invece parliamo della festa del 2 giugno, festa della Repubblica. Quest'anno si festeggiano anche i 75 anni dalle prime elezioni a suffragio universale del nostro Paese. Un'iniziativa del Consiglio di Presidenza è quella di coinvolgere direttamente le studentesse e gli studenti che si stanno avviando all'esame di maturità in una riflessione sui valori della nostra Costituzione e sullo statuto della Regione Toscana, che ricordiamo è nata a luglio del 1970. Il Consiglio regionale ha ristampato insieme ai due testi fondamentali in una nuova pubblicazione che sarà distribuita proprio nelle scuole e i consiglieri potranno personalmente andare all'interno degli istituti. È prevista la diffusione di una pubblicazione contenente il testo della carta fondamentale, della nostra carta costituzionale, dello statuto della Regione Toscana. E con l'occasione il rappresentante del Consiglio regionale, i componenti del Consiglio regionale incontreranno, secondo modalità concordate direttamente con le dirigenti scolastiche, gli alunni, gli studenti delle scuole, e in quella sede ci sarà un confronto libero, senza particolari protocolli o formalità, sui principali assi portanti della nostra Carta Costituzionale. Abbiamo voluto come ufficio di presidenza e il Consiglio regionale fare un dono, donare a tutti i maturandi toscani il nostro statuto, lo statuto della Regione Toscana e la nostra Costituzione, proprio per festeggiare la festa della Repubblica e per mandare un messaggio, il messaggio che noi mettiamo a disposizione, quella è la nostra storia, le nostre radici, i nostri valori, come piccola cassetta degli attrezzi che ogni ragazzo che terminerà la propria esperienza scolastica, inizierà una fase nuova della propria vita, possa portare sempre con sé. È nata in condivisione con tutti i membri dell'ufficio di presidenza ed è stata appoggiata da colleghi di praticamente tutti i gruppi. Questo è veramente bello, perché festeggiare insieme la scuola e le istituzioni portando ai ragazzi insieme, pensiamo, sia la Costituzione Repubblicana sia lo Statuto della Regione Toscana. Altro segnale fondamentale, si riparte tutti insieme, soltanto una azione sinergica dal punto di vista istituzionale e forte con la presenza può veramente essere determinante per la ripartenza. Devono essere parte integrante del percorso formativo dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Anche in quest'ottica proprio noi abbiamo promosso, insieme ad AMPI, insieme all'Ufficio Scolastico Regionale, insieme all'Università Toscana, insieme agli Istituti Storici della Resistenza ed altri soggetti come il Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema, come la Domus Mazziniana ed altri, proprio un protocollo di intesa che vuole promuovere la conoscenza e l'approfondimento della Costituzione all'interno delle nostre scuole. L'abbiamo fatto all'indomani del 25 aprile, in una data importante come quella del 2 giugno, perché crediamo davvero che la Costituzione debba essere conosciuta soprattutto dalle giovani generazioni. E con l'iniziativa del 2 giugno si conclude il nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo, per qualsiasi aggiornamento e tutte le informazioni, www.consiglio.regione.toscana.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni Dentro il Consiglio.